sono in compagnia di un maestro, di Ugo Pagliai. Benvenuto nel cuore dei giorni. Grazie, grazie. E cominciamo dal protagonista di questo racconto che è un cattivo, ma proprio un cattivo vero, cioè un cattivo che almeno all'inizio non ha nessuna possibilità di redenzione. Si chiama Scrooge, è un cattivo ricco, avaro, è tirchio, nessuno lo stima nel suo paese, è incredibilmente solo perché ha allontanato tutti quanti e a lui. Quello che i fiori ci portano in casa, quindi il profumo, un po' di gioia e questi fiori che possiamo regalare. E per parlare di fiori noi abbiamo scelto una maestra di fiori, è il caso proprio di dirlo perché lei fa decorazioni con i fiori e soprattutto insegna a farle. Flavia Bruni, benvenuta. Grazie, Genia. Buongiorno a tutti. Sì, appunto abbiamo cominciato a parlare anche un po' della sua carriera sul palcoscenico e anche in TV. Lei in televisione ha interpretato dei grandissimi sceneggiati che si facevano, diciamo, portatori anche di grandi valori, di grande emozione, erano molto seguiti, era un evento ed erano molto coinvolgenti. Che cosa significa essere, diciamo, promotore, portare dei grandi valori quando si recita? A Biella piove sempre, come a Londra. A Biella si sono conosciuti lei e Rocco, suo marito. A Biella sono nate le loro due figlie, Martina e Clarissa. A Biella sono legati tantissimi dei loro ricordi. Doveva prometterle di cominciare una battaglia per raccogliere fondi contro il tumore a seno. E così per Nancy, investita di questo impegno così importante, inizia un periodo assai difficile, anche perché lei è una donna in carriera, un bambino piccolo e ha tante cose da fare, deve fare però i conti con questa promessa. Come in tutte le famiglie, anche nella sua ci sono le priorità e ci sono dei piccoli desideri. La moto non era una priorità, eppure Rocco ne aveva acquistata una più o meno un anno fa, andando dietro a un suo desiderio. Buon pomeriggio, Daniela. Io e mio marito Rocco ci siamo sposati in questa chiesa quasi 21 anni fa ed il nostro matrimonio consacrato da Dio è stato meraviglioso. Quindi questo è semplicissimo, si può fare anche a casa oggi pomeriggio se possiamo rimediare al regalino non fatto per la festa della mamma. Ripetiamo che cosa serve in questo minuto conclusivo. Chiaramente la La peonia. peonia, due foglie di aspidistra. Grazie maestro, perché lei ci ha raccontato tanto anche appunto di Ugo Pagliai a casa e Grazie. si è emozionato con noi e anche di questo la devo ringraziare tantissimo. Grazie a Grazie lei, davvero. grazie a voi. Per avermi invitato, grazie. È un piacere, grazie tante. Rimanete con noi perché tra poco ascoltiamo anche.